Per noi della Landi è la seconda edizione a cui partecipiamo, è sicuramente una formula interessante. Abbiamo trovato anche quest'anno diversi investitori, quindi una presentazione di 15 minuti e poi spazio per incontri, in particolare con gli investitori più interessati. Quindi è un'ottima formula. Ma diciamo che in generale sicuramente stiamo attraversando un periodo difficile, questo è sotto gli occhi di tutti, quindi anche il nostro settore, noi operiamo nell'automotive, soprattutto in Italia e un po' più in generale nel mercato europeo, certamente sono dei momenti non particolarmente esaltanti. Noi operiamo però in una nicchia che appunto è la produzione di sistemi GPL metano e quindi sistemi che sono green e quindi pur in presenza di una crisi di vendita dell'auto, le auto che si vendono di più sono quelle oggi appunto che utilizzano dei sistemi come i nostri che permettono di inquinare meno. Assolutamente, per noi è fondamentale anche perché, come ho appena detto, il mercato automobilistico domestico è piuttosto triste, quindi noi riusciamo a trovare degli sbocchi in tutti gli altri paesi, in particolare nei nuovi paesi diciamo già emersi, non più emergenti, come tutta l'area asiatica e il Sud America. Quindi è assolutamente fondamentale oggi per un'azienda internazionalizzare ed innovare ovviamente. Ecco, sicuramente innovazione e internazionalizzazione sono i due aspetti su cui dobbiamo lavorare sempre e sempre di più. Per quanto riguarda l'Outlook 2012, come abbiamo indicato peraltro all'inizio dell'anno, noi vediamo un anno un po' diciamo in salita, con un miglioramento sul fatturato del 2011, quindi con una crescita attorno dal 5 all'8%, sul 2011 e anche in termini di marginalità diciamo una crescita per portarci ad un EBITDA non inferiore al 10%.